tutti, allora sono qua con un nuovo video tag. L'ultimo video tag che mi ricordi che abbia fatto è stato, mi sembra, o lo shuffle tag, quello in cui rispondo con le canzoni, o quello su Harry Potter. Adesso non ricordo perché comunque il periodo era sempre quello, quindi non ricordo bene. Però oggi volevo fare un video tag sul make-up perché comunque è una mia grandissima passione. E appunto volevo fare un video dove parlavo comunque in modo generale di quello che ne penso su questo mondo e dei prodotti che uso. E ho trovato un video tag con 40 domande, quindi spero che il video venga breve, non lunghissimo, però comunque mi è piaciuto tantissimo, quindi ve lo propongo e iniziamo subito. Allora, come prima domanda, quante volte al giorno ti lavi il viso? Allora, dalle 2 alle 3. Lo lavo la mattina sotto la doccia e la sera quando mi strucco, comunque mi lavo sempre il viso la sera, quindi dalle 2 alle 3 volte al giorno. Che tipo di pelle hai? Secca, acneica, mista? Ho una pelle acneica e comunque anche un po' grassa nella zona T. Che sapone e prodotto usi per lavare il viso? Allora, io adesso sto provando questo qui della Ducray, che appunto per le pelli a tendenza acneica deterge e purifica con delicatezza. Ha un odore buonissimo, per l'odore preferisco quello che avevo prima, però mi sto trovando anche abbastanza bene con questo. Voglio provare vari detergenti, anche vari fondotinta di varie marche in farmacia per trovare quello perfetto per me. Però con questo mi sto trovando abbastanza bene. Ti esfoli la pelle, scrub, peeling, maschere? Allora, prima quando ero più piccina facevo delle maschere all'argilla con un prodotto della Yves Rocher che adesso non ricordo il nome. Tempo fa ho comprato una maschera della Sephora, o da Sephora, come cavolo si chiami, però non mi è piaciuta particolarmente. Che marca di esfoliante usi? Allora, come ho già detto, non faccio né maschere né peeling, quindi non ho una marca preferita. Che crema idratante usi? Allora, io uso due tipi di crema idratante, però sto facendo una prova, quindi sto utilizzando due campioncini di questa crema della Avène e questa qui invece della Derma. Quella della Derma la uso di giorno, quella della Avène la uso di sera. Usi la crema contorno occhi? No, non credo ne abbia bisogno. Hai o hai mai avuto la pelle a tendenza acneica? Sì, ne soffro comunque tuttora, purtroppo. Sì, o hai mai usato Proactiv, che sono dei trattamenti per la pelle con l'acne? Sì, tantissimi, per tantissimo tempo e per tantissime volte. Però non ha funzionato tantissimo. Che fondotinta usi? Allora, al momento sto provando questo qui della Rivastil, di cui già ve ne ho parlato in un video specifico. Questo è il camouflage del fondotinta correttivo ad elevata copresa per pelli sensibili e reattive. Mi sta finendo, quindi non so se comprerò di nuovo questo. Voglio un po' vedere cosa hanno di altro in farmacia, però con questo mi ci sto trovando bene perché comunque mi va a coprire da solito delle puntine comunque. E va benissimo per il mio tipo di pelle. Che correttore usi? Allora, come correttore sto utilizzando questo qui di Kiko, che è lo Skin Evolution Concealer ed è questo qui ed è il numero 03. Mia mamma l'ha preso perché l'ha usato la mia estetista per truccarci a settembre e mi sto trovando molto bene. Però diciamo che io preferisco un po' quelli della Essence, sia perché costano di meno, ma comunque sono ottimi e validissimi. Come hai scoperto il sottotono della tua pelle? Allora, l'ho scoperto in farmacia quando ho comprato per la prima volta, quindi stiamo parlando di qualche mese fa, il mio primo fondotinta, appunto in farmacia. Cosa pensi delle ciglia finte? Allora, io adoro le ciglia finte, a me piacciono anche le ciglia naturali, ovviamente, infatti io ogni volta abbondo con il mascara, faccio due o tre passate, proprio mi piacciono tanto perché proprio sono la cornice dell'occhio, ecco, danno bellezza al make-up, comunque all'occhio stesso lo valorizzano. Però adoro comunque anche tantissimo le ciglia finte, proprio io le adoro. E le ho usate la prima volta a maggio, mi sembra, e
però erano troppo appariscenti per i miei gusti. Non pensavo fossero così appunto appariscenti. Ho fatto una cosa che non si dovrebbe mai fare, ovvero le ho tagliate mentre erano, le avevo addosso. Infatti non so nemmeno se io abbia tagliato le mie ciglia naturali, non ne sono sicura, però probabilmente sì. E poi quelle comunque le ho buttate perché non mi piacevano particolarmente. E ad agosto ho ricomprato un paio di ciglia finte sia per me che per una mia amica, appunto, le dovevo truccare. E ho comprato queste qui della Essence, che sono le Frame for Frame, le numero 05 Natural Effect Lashes. Mi sono trovata benissimo, veramente. Le ho usate fino a pochi giorni fa e adesso non attaccano più, comunque ormai sono strausate, però veramente hanno un effetto molto molto bello. Hanno un effetto naturale, non appesantiscono, non le sento pesanti nell'occhio, non mi hanno irritato per niente. Io mi sono trovata benissimo, comunque poi ne parlerò nei prodotti terminati. Però io amo le ciglia finte, quindi le adoro, quindi sono a favore delle ciglia finte. Lo sai che dovresti cambiare mascara ogni 3 mesi? Sì, lo so, però ogni tanto sforo, magari 3 mesi e mezzo, 4 mesi. Che marca di mascara usi? Allora, io uso i mascara solamente della Kiko. Mi sembra che solamente una volta ne abbia comprato uno della Wycon, non mi è piaciuto particolarmente. E appunto compro sempre quelli della Kiko e al momento sto usando il mascara attivo effetto volume, che è questo qui, che ho comprato un paio di mesi fa, forse un mesetto fa, non mi ricordo adesso benissimo. Ed è questo qui. Sì, un mese fa l'ho comprato, sì. Ed è questo qui ed è favoloso, mi sto trovando benissimo. Preferisco comunque quelli della Kiko, ad esempio quelli della Essence, perché una volta ne avevo comprato uno, era asciuttino, non mi piaceva particolarmente, insomma non mi ha fatto una buona impressione. Però tempo fa ero nello stand della Essence e c'erano dei prodotti a 1,29 euro. In quel momento ho detto: Giulia, prendi ciò che puoi, erano finite quasi tutte cose. E ho voluto prendere un mascara che è questo qui, il Lash Mania Waterproof, effetto ciglia finte. Ed è questo. No, mi stanno chiamando. Questo qui effetto ciglia finte della Essence ha lo scovolino flessibile, proprio qualcosa che io quando l'ho visto ho detto: oh mio Dio, proprio mi blocco male, è proprio flessibilissimo, morbido, io non ti blocco. Sì, e poi lo scovolino così comunque sottile e con i pettinini non proprio abbastanza fitti, fa delle ciglia bellissime. Io lo cerco così. Proprio questo, però non waterproof, perché ogni volta per toglierlo è un delirio. E mi sembra un altro colore di questo mascara, è bellissimo. Quindi la Essence deve fare questo qui, però senza non waterproof, perché c'era, però l'ho tolto dal commercio, quindi Essence, mettilo di nuovo, ti prego. Sephora o Mac? Allora, senza dubbio secondo me Mac. Non ho mai comprato niente lì perché costano tantissimo. Nemmeno dalla Sephora ho mai comprato niente. Ho solo una mega palette che mi hanno regalato. Infatti la ragazza che me l'ha regalata, che è una mia amica, mi ha detto: Giulia, ma questa non è una trousseau o una palette, è un'astronave, perché si alza, ci sono vari scompartimenti, varie cose, è proprio una navicella. Quindi ho solo questo della Sephora, ma non comprato da me. La MAC Pro Card? No, appunto perché non ho mai comprato da MAC, quindi non ho nemmeno la MAC Pro Card. Che strumenti usi durante l'applicazione del trucco? Spugnette, pennelli? Allora, per il fondotinta e quindi per aggiustare anche il correttore, uso una spugnetta, ma vorrei prendere la Beauty Blender. Mentre per mettere la cipria, il blush. E per mettere l'ombretto uso i pennelli. Uso i base per ombretto, sì, uso il primer della Kiko e mi ci sto trovando molto molto bene. Tutti i primer per il viso? No, non ho mai usato e non credo che ne userò o comunque a breve. Qual è il tuo ombretto preferito? Allora, io i miei ombretti preferiti comunque di quella palette li ho terminati tutti e sono i colori. Comunque sul panna, beige chiaro,
quindi tutti questi colori che vanno ad uniformare la palpebra e mi piacciono appunto come base per ombretto, li ho proprio terminati tutti, infatti adoro troppo la Naked Basic perché ha tutti quei colori che io vorrei, proprio una cosa che mi piace tantissimissimo, quindi mi piacciono molto i colori neutri. Usi la matita nera o l'eyeliner liquido? Allora, prima utilizzavo tantissimo la matita, la mettevo nella rima inferiore, poi facevo una specie di codina esterna, scena. Poi se qualcuno vuole faccio il video del mio metamorfosi nel make-up. Utilizzavo la matita, poi l'eyeliner liquido col pennellino, che era molto morbido, infatti non riuscivo a farmi mai la linea decente. E adesso sto utilizzando l'eyeliner in gel, lo uso tantissimo, però alterno anche con la matita, infatti per ora ho messo sulla matita. Ciechi spesso l'occhio con la matita? Prima no, ma nemmeno adesso. L'unica cosa che prima, agli inizi proprio, ogni volta che andavo a mettere la matita mi lacrimava terribilmente l'occhio perché non ero abituata appunto al trucco, quindi solamente questo, ma non mi sono mai ciecata e non cieco mai gli altri. Cosa pensi dei pigmenti? Allora, io adoro i pigmenti, hanno dei colori così accesi, così vivi e così vibranti, sono bellissimi, però appunto visto che sono dei pigmenti, quindi un ombretto proprio volante come dico io, non riesco proprio a metterlo, non li so ancora utilizzare, però sono bellissimi. Usi il trucco minerale? No, non ho mai utilizzato il trucco minerale. Il tuo rossetto preferito? Allora, io ho tanti rossetti preferiti, soprattutto quelli della MAC, della MULAC, eccetera, eccetera. E mi sono innamorata della nuova collezione della MULAC che è uscita ieri. Mi sono appunto innamorata follemente dei nuovi rossetti, sono 4, sono qualcosa di allucinante. E appunto io volevo comprare tantissimo un rossetto buono, fatto bene, con bonifici, eccetera eccetera, e mi ero innamorata tantissimo di Waffle della MULAC. Un giorno presa da una pazzia ho detto bene, Giulia, compra Waffle. Ero indecisa tra Mu e Waffle, però Mu era terminato e ho preso Waffle e sono contentissima, quindi Waffle è questo qui ed è proprio qualcosa di bellissimo, sia il packaging della scatolina, della confezione, che proprio il colore stesso fa un odore buonissimo, dura tantissimo, è proprio bello 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 bello. Quindi questo è il mio rossetto preferito e non potevo non prenderlo. Qual è il tuo gloss preferito? Bene, io non mi piacciono tantissimo i gloss, io li odio i gloss, quindi non ho un gloss preferito. Qual è il tuo blush preferito? Allora, il mio blush preferito era un blush di Wycon sul marroncino che si sposava perfettamente con il mio incarnato pallidino. Però non lo trovo più questo colore qui e sto utilizzando tantissimo il numero 14 della H&M, il Pink Dahlia, però della collezione vecchia. Mi piace tanto come tonalità di fucsia, di rosa, quindi sto usando tantissimo questo. Acquisti trucco su eBay? No, non ho mai acquistato trucchi su eBay. Ho visto delle tinte labbra che ha fatto vedere Martina, la fidanzata di Yotobi. Vorrei acquistarle, però non ne sono tanto sicura, mi spavento un pochino. Ti piacciono i trucchi delle marche da drugstore? Maybelline, Revlon, L'Oreal? Allora, ovviamente le ho viste nei supermercati e in altri posti, però non ho mai acquistato queste marche, quindi non so dire come sono. Ma credo che un giorno comprerò comunque qualcosa, perché ho visto un correttore che usano tutti, io non mi ricordo adesso il nome, che ha sopra la spugnetta, è a sfera sopra la spugnetta ed è bellissimo anche per fare le lighting. Vai nelle CCO outlet del trucco, si trovano in America? No, appunto perché si trovano in America e quindi no, non ci sono mai andata. Sei andata o vorresti andare a lezioni di make-up? Sì, mi piacerebbe tantissimo. Io tutto quello che so lo so grazie a YouTube, quindi vorrei tantissimo andare a lezioni di make-up, anche per avere un attestato, perché è una mia grande passione, quindi mi piacerebbe appunto avere un attestato e dire guarda, io ho fatto un corso su truccare, eccetera eccetera, quindi sì, mi piacerebbe andare a lezioni di make-up. Come al destro nel mettere il trucco? Allora,
magari un po' agli inizi, quando mi truccavo da sola, facevo un po' degli errori, cose del genere, ma adesso non credo proprio. C'è anche una mia amica che si rilassa tantissimo quando la trucco, anche per i pennelli che sono belli morbidi, quindi non penso proprio e non credo di essere maldestra. Qual è il crimine di make-up, l'errore di cattivo gusto che odi? Allora, al di là del fondotinta un po' più scuro rispetto alla tonalità della pelle, quindi lo stacco tra mente e mento, tra faccia e collo, quello che odio più di qualunque cosa è il contorno labbro di un colore e le labbra di un altro. È proprio una cosa che non sopporto. Una volta ho visto una signora che aveva il contorno labbra, quindi la matita viola, e l'interno tipo marroncino, tipo waffle, un po' più brutto di waffle, cioè waffle è bellissimo, era un marroncino proprio stranissimo, e quella cosa mi ha fatto sclerare tantissimo. Proprio è una cosa che secondo me non si può vedere. Accetto tutto, ma cioè questa cosa tra il contorno labbra di un modo e le labbra di un'altra maniera, proprio è una cosa che mi fa uscire pazza. Prediligi colori vivaci o neutri? Preferisco i colori neutri assolutamente, credo che mi stiano meglio, però quando c'è da usare, quindi quando devo utilizzare i colori un po' più vivaci, vibranti, lo faccio senza nessun problema. Quale star trovi che sei sempre truccata bene? Allora, a me piace tantissimo come truccano, comunque si trucca, Jennifer Godwin. Jennifer Godwin è Mary Margaret, alias Biancaneve, nella serie TV Once Upon a Time. Ha sempre un trucco perfetto, neutro. Il computer acceso, si è accesso da solo. Aiuto. Allora, stavo dicendo prima che ci interrompesse la registrazione che secondo me Jennifer Godwin è sempre truccata in modo impeccabile. Porta sempre un trucco, sempre comunque naturale, sui toni chiari, del marrone, del beige. Però mi piace tantissimo quando osa, perché osa bene. E proprio poi su di lei, non lo so, ci stanno tutti i tipi di make-up possibili e immaginabili. Quindi secondo me la star che ha il trucco migliore è Jennifer Godwin, alias Biancaneve o Mary Margaret in Once Upon a Time. Se dovessi uscire di casa con un solo elemento del trucco, cosa metteresti? Allora, sono un po' indecisa tra fondotinta, per via della mia pelle, è il mascara, però secondo me non può mai mancare il mascara, quindi probabilmente il mascara, anche perché quando ho avuto la terza prova per la maturità sono uscita di casa completamente struccata e mi sembra di aver messo solo il mascara, quindi solamente il mascara. Potresti uscire di casa senza trucco? È una cosa che non pensavo di poter appunto fare, che appunto mi imbarazza farmi vedere dalle persone struccata, però ci sono riuscita appunto, come ho detto prima, quando ho avuto la terza prova della maturità, perché non avevo dormito niente, non volevo stare lì a mettere il fondotinta, correttore, eccetera, eccetera, quindi sono uscita completamente struccata. Se non erro, forse solo con un po' di mascara e basta, quindi ce l'ho fatta, ma non lo farò mai più. Pensi di essere bella anche senza trucco? Io non ho mai detto di essere bella con il trucco, quindi da qui si capiscono un po' di cose. Qual è la miglior marca di make-up secondo te? Ovviamente, senza dubbio, sia per sentito dire che per aver visto, la MAC è la marca migliore in assoluto. Però anche per il prezzo modico che ha, quindi per avere dei costi low cost, per avere dei costi bassi, sì, e per avere comunque dei prodotti validi, invece tantissimo anche la Essence, ma anche la Kiko e la Wycon, però la Essence è il top. Cosa pensi del trucco? Allora, secondo me è bellissimo truccarsi, truccare, perché comunque dà varie possibilità, sia lavorative che non, e anche perché è un modo per esprimere la propria arte, perché il trucco è arte. Però il trucco spesso delle volte secondo me si deve utilizzare per valorizzarsi. E io ad esempio
non mi vedo così bella, intanto sparano botti. Io non mi vedo così bella, però credo di avere dei bellissimi occhi, quindi vado a valorizzare questi, appunto, come ho detto prima, con il mascara, con le ciglia finte e con l'eyeliner. Niente, queste erano le 40 domande, spero sia venuto un video breve perché non voglio dilungarmi troppo. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!